Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi faccio vedere un altro personaggio molto interessante. Vi porterò da Sibella, che praticamente ci darà delle nuove missioni dove noi potremo ricevere una valuta che ci servirà per acquistare i marchi della potenza. Quindi andiamo all'enclave del protettore a parlare con Sibella. Ok, siamo all'enclave del protettore, andiamo da Sibella che si trova qua, vicino al sergente Knox, e ci parliamo. Dai, non ci fa parlare, non mi chiederete perché. Ah, ok, sta crashando, molto bene, fa piacere, grazie, molto gentile, molto umano. Quindi siamo all'enclave del protettore, andiamo a parlare con Sibella che si trova qua vicino al sergente Knox e ci parliamo. Parlandoci, come vedete, ci dà delle missioni. Queste missioni qui le possiamo fare una volta ogni 6 giorni, quindi una volta a settimana. Io, per esempio, la settimana scorsa ho preso la missione dell'anello del terrore. Questa settimana non posso riprenderla, ok? E posso prendere soltanto un'altra missione, quindi facciamo un esempio. Revelot non mi interessa. Valle del Vento Gelido, per esempio. Se ci interessa la valuta della Valle del Vento Gelido, prenderemo questa. Io la settimana scorsa ho preso l'anello del terrore perché mi interessava avere le valute dell'anello del terrore, ok? In pratica, prendendo una di queste missioni qui ci darà altre tre missioni, altre missioni riguardanti altre mappe a caso. Ovviamente a me darà una qualsiasi mappa barra campagna a caso perché le ho sbloccate tutte, mentre penso che se voi avete sbloccato solo tot mappe vi darà le campagne che avete ovviamente sbloccato. E questo penso, perché non lo so. Quindi non date per oro colato quello che vi sto dicendo. Dunque, in questo caso io prendo la Valle del Vento Gelido. Mi dirà che riceveremo 10 monete Koenig, una lacrima di Auril e un oro dei nani. Ok, queste sono le tre valute che ci servono per sbloccare i doni della campagna del Vento Gelido. Ovviamente dovrete prendere delle missioni là anche per poter raggiungere la reputazione, perché per raggiungere i massimi doni bisogna sbloccare una reputazione della campagna e quindi dovrete comunque andare là. Qui invece, come vedete, ci darà 5 medaglioni dell'eroe e questa è la valuta che a noi interessa, ok? Dato che andando sul bazar fantastico, se a noi ci interessa per esempio uno di questi incantamenti qui, no? Adesso c'è lo sconto, non guardate adesso che c'è lo sconto, c'è lo sconto del 25% su questi oggetti qui, ma sostanzialmente questo qui costerebbe 90, questo 100 rotti, no? E strabe così. Questo costerebbe 75, 60, non mi ricordo. Comunque sì, fatto sta che questi qui sono oggetti che costicchiano, ok? Se andiamo all'asta, comunque sia, vedremo che questi oggetti appunto hanno un bel costo. Potenza.
Vediamo così. Facciamo epico. Facciamo pietra di raffinazione. Ok, quindi scorrendo, ecco per esempio. Come vedete qui il marchio della potenza di rango 5, adesso praticamente hanno un rango, non sono più chiamate come marchio della potenza superiore, suprema e maggiore, ma hanno un rango, ovvero rango 5, 6, 7, eccetera. Praticamente questo marchio della potenza costa 52.000. Ok? Per esempio, qua guardando al Bazar Fantastico. Costa 56.000. Vi ricordo che adesso c'è lo sconto e c'è da dire anche che molte volte la gente all'asta alza il prezzo. Ok, adesso non riguarda questo caso, però è capitato per esempio vedere questi marchi qui costare più del Bazar Fantastico. Per esempio, se al Bazar Fantastico questo marchio qui costava 75.000, è capitato anche di vedere questo marchio all'asta venderlo a 80.000. Quindi ora, grazie a questa missione qua, noi potremmo farmare purtroppo una volta a settimana queste missioni qui e guadagnare questo medaglione dell'eroe. Ok, una volta guadagnato questo medaglione dell'eroe, apriamo il negozio e come vedete possiamo comprare uno di questi oggetti, ok, usufruendo della valuta marchio dell'eroe. Purtroppo questa è una cosa che si può fare solo una volta a settimana, però già praticamente è un motivo per farla e non dover spendere 75.000 diamanti astrali per questa cosa qui. Anche in questo caso, come nel video precedente riguardo allo scambio degli incantamenti, il prezzo io spero che vada ad abbassarsi, perché chi farma queste cose qui ovviamente non avrà più un grande acquisto, o perlomeno si ridurrà l'acquisto di questi marchi della potenza, perché la gente venendo a scoprire questa cosa qui si dirà semplicemente: perché devo andare a spendere 100.000 diamanti astrali per comprare un marchio della potenza quando invece posso prenderla gratis qui facendo la missione? Sì, ci vuole un po' di tempo, però è sempre gratis, ragazzi, cioè sia chiaro, a livello economico ci guadagniamo tutti, anzi ci risparmiamo tutti, e quindi è così. E quindi niente, anche questo brevissimo video è finito. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Vi ricordo appunto di cliccare mi piace, di iscrivervi al canale, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate riguardo a queste cose, sul fatto di ridurre i prezzi all'asta, perché a parer mio sono veramente esagerati. E quindi niente, con questo vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!